Let's go, bitches! Oggi il video lo faccio dalla camera da pranzo, che qui potete vedere, perché non lo so, non avevo voglia di farlo al computer come sempre. Comunque, per prima cosa vi ho detto che oggi avrei annunciato il vincitore del contest, che è Exile Tiranni. Quindi complimenti, mi raccomando, vabbè, c'è l'immagine qui sotto che si vede chi è. Mandami un messaggio qui su Facebook o su... no, qui su Facebook, che cosa sto dicendo? È mattina pure per me. Mandami un messaggio qui su YouTube o sulla mia pagina di Facebook, facendomi ovviamente capire che sei tu. E comunque, perché sto facendo un vlog oggi? Allora, per prima cosa voglio parlarvi di quelli che sono i gruppi del COD War Championship. Allora, per prima cosa, avete visto tutti i gruppi, noi siamo il gruppo A, quindi il gruppo principale. Siamo secondi, tra l'altro, nel nostro gruppo, quindi vuol dire che in quella che è la lista dei team dovremmo essere uno dei più forti dopo gli Optic Gaming. Abbiamo come team, come avete visto tutti, il primo team che abbiamo, che è seedato primo, sono gli Optic Gaming. Dopo di loro, vabbè, Optic Gaming li conoscete tutti, sono Formal, Crimsix, Scamper Jumper e Nadeshot. E ovviamente sono un team fortissimo, le mappe contro di loro sono bellissime, sono alcune delle nostre migliori mappe. Infatti la cosa che mi dispiace è che se quelle mappe le avessimo avuto contro magari gli Orbit, che è il quarto team che nel nostro gruppo, sarebbe forse meglio. Comunque, poi abbiamo visto che il secondo team siamo noi, Next Gaming Rapid, e poi invece come terzo team abbiamo i Vitality francesi. I Vitality giocheranno senza Kodaga e con Jonas. Non so, per chi conosce Jonas, è quello che si occupa, diciamo, sarebbe il PR della SCAF francese. A livello pure europeo se ne occupa, quindi non è un giocatore, giocano senza Kodaga perché Kodaga è andato nei Millennium. Allora, quindi è un match sicuramente facile quello con i Vitality. Il quarto e ultimo match è contro il team Orbit, ma team Orbit americano, non è quello svedese barra norvegese, nemmeno quello inglese, sono quelli americani. E tutti penserete, oh mio Dio, due team americani. Io da una parte sono contento perché comunque all'interno di questo torneo prima o poi li avremmo dovuti beccare dei team americani, è ovvio. E ci è capitato tra quelli che si sono qualificati forse il peggiore. Ci sono due giocatori washed up che sono Lawless e Twizy, e assieme gioca anche Accuracy e non ricordo il nome del quarto giocatore. Comunque non sono grandi nomi, non sono persone che hanno fatto grandi risultati nella loro storia, hanno giocato alcuni magari in grandi team ma per poco, senza mai incidere tanto. Quindi potrebbe essere sicuramente un match abbastanza sicuramente impegnativo, forse quello sarà il nostro match, sarà il vero match a cui dovremo dare veramente tutto. Però allo stesso tempo abbiamo una possibilità di uscire dai gironi, una possibilità di uscire dai gironi e andare nella double bracket e quindi continuare il torneo, riuscire a passare finalmente e far vedere quello di cui siamo fatti. Sicuramente uscendo dal girone A non ci troveremo contro subito un altro team super forte, quindi forse avremo possibilità di fare qualcosa finalmente. Perché il nostro girone è veramente particolare, sono gironi invece in cui ci sono i Gamers U, Exilio, cioè team veramente che non... inutili. Scusate se lo dico, magari spero non lo capiranno mai quei giocatori perché mi conoscono, però ci sono team veramente inutili. Quindi da una parte non siamo felici per questo girone, perché ovviamente abbiamo un team come gli Optic dove è uno scontro veramente impari, però allo stesso tempo abbiamo team dei Vitality che può essere facilmente battuto perché ovviamente giocano pure senza Kodaga. E poi abbiamo il team Orbit, quello americano. Ovviamente, ragazzi, siamo gasatissimi. Non potete capire com'erano gli altri ieri quando ci ho parlato. E mi hanno chiamato loro, anzi, mi hanno detto dei gironi. Filippo mi ha fatto mille chiamate. Manuel stava impazzendo, vuole partire ora praticamente. Quindi siamo tutti pronti. Daremo il massimo, vogliamo rappresentare l'Italia finalmente come si deve. Vada come vada, noi siamo la squadra di COD che non c'è mai stata nel panorama italiano, vogliamo rimanere così e portarci avanti per tutto l'anno e cercare finalmente di creare qualcosa qui in Italia che non è mai successo, nessun team ha fatto, si è sempre sciolto, eccetera, eccetera. Finalmente abbiamo la possibilità, è il momento di realizzarlo, è il momento di passare questi cazzo di gironi. Let's go, bitches!